Ben ritrovati amici di The Wine Channel, io sono Francesco e oggi abbiamo una nuova puntata dedicata alla scienza e alla tecnologia. Nuova puntata della serie dedicata alla scienza e tecnologia nel mondo del vino. Nella scorsa puntata abbiamo fatto qualche cenno generale a come scienza e tecnologia hanno cambiato il corso della storia del vino. Oggi vi voglio parlare di alcuni interventi, in particolare per quanto riguarda il mondo della tecnologia, che oggi magari diamo per scontati oppure diamo per conosciuti e che invece in realtà sono frutto di studi, di ricerche e di vari miglioramenti, sempre nell'ottica di migliorare la qualità dei prodotti o anche la loro conservazione. Quindi facciamo oggi questo, diciamo, questa carrellata di varie modi o di vari interventi tecnologici che hanno inciso molto nella produzione del vino. La prima cosa che mi viene in mente quando si parla di tecnologia nel mondo del vino è sicuramente il mondo dei tappi. Ho fatto una puntata dedicata ai vari tappi, alle varie tipologie di tappi. Magari ve la metterò qui sopra nelle schede in modo che possiate recuperarla. E come abbiamo visto in quella puntata, ci sono stati vari materiali che si sono via via succeduti nel tempo per cercare di migliorare sempre la conservazione del prodotto una volta imbottigliato. Quindi si passa dal sughero, che è quello più largamente utilizzato e che ancora oggi è, diciamo, scelto per le sue caratteristiche, le sue qualità, ma a fianco al sughero sono nati altri materiali come la plastica, il tappiacorone in metallo, il vetro e tutte le varie altre tipologie che permettono di, da una parte, avere la stessa qualità di conservazione del sughero e dall'altra da essere anche più sostenibili in alcuni casi a livello ambientale. C'è anche da dire che il sughero anch'esso ha migliorato nel tempo le sue caratteristiche e la sua modalità di realizzazione, parliamo ovviamente del tappo, per ovviare a quei problemi legati alle contaminazioni del sughero stesso, che danno, ahimè, quel sentore di tappo, quel difetto di tappo che poi a volte ritroviamo in alcune bottiglie. Quindi, come vediamo, già a partire da una cosa molto piccola, molto semplice, molto banale, in realtà dietro c'è tanta tecnologia e tanto miglioramento per cercare di sempre avere qualche cosa in più. Un altro miglioramento tecnologico di cui abbiamo anche parlato recentemente nella serie dedicata al mondo del vino spumante è sicuramente l'introduzione del metodo Martinotti-Charmat. Quale metodo più tecnologico di quello? Quindi l'utilizzo dell'autoclave per la rifermentazione del vino, per ottenere appunto il vino spumante. Anche lì vi invito a rivedere la puntata dedicata al metodo Martinotti-Charmat se ve la siete persa, però di fatto si può vedere come un'applicazione tecnologica all'interno del mondo del vino ha addirittura creato un secondo pilastro, se così lo vogliamo chiamare, nella produzione del vino spumante, che si è andato ad affiancare invece al metodo classico più tradizionale. Quindi, come vedete, anche qui un miglioramento del tempo. Altro aspetto, anche questo l'abbiamo visto accennato nella scorsa puntata, è l'utilizzo ad esempio delle vasche in inox invece che delle vasche in legno per la fermentazione del vino. Anche questo è un miglioramento tecnologico che sicuramente ha migliorato la qualità dal punto di vista anche dell'igiene del vino stesso, della maggior controllo che si può esercitare all'interno della vasca e quindi anche la possibilità di ottenere dei prodotti migliori ed evitare determinati difetti. Quindi anche qui, come vediamo, la tecnologia, quindi l'utilizzo di materiali diversi e anche appositamente studiati per un determinato scopo,
aiuta moltissimo la produzione di cantina. Però legato a questo, già come vedete la tecnologia non sta mai ferma e già è andata un passo avanti. Infatti adesso si stanno cominciando ad utilizzare anche dei contenitori in cemento armato vetrificato. Ecco, questo è diciamo un po' quella che viene descritta da alcuni come la nuova frontiera della conservazione e anche della per la conservazione del vino nelle fasi diciamo pre-imbottigliamento, perché ha sicuramente dei vantaggi dal punto di vista del controllo della temperatura, perché ha minor sbalzo termico, quindi di conseguenza anche un minor consumo di energia per il mantenimento e il controllo della temperatura stessa, ma anche una migliore tenuta nel tempo. Quindi come vedete, nonostante arrivi qualcosa di nuovo a livello tecnologico, subito lo sviluppo porta a sempre novità e a sempre nuove soluzioni. Un altro aspetto, ad esempio, tecnologico che abbiamo all'interno della cantina, quindi macchinari utilizzati all'interno della cantina, sono ad esempio le macchine per l'osmosi inversa. Perché si usano questi macchinari? Beh, si usano principalmente per o eliminare l'acqua in eccesso, quando ad esempio abbiamo delle uve che sono state soggette a piogge molto vicine alla vendemmia, oppure per ridurre il grado alcolico del vino o eliminare determinati difetti. Quindi, come vedete, anche qui la tecnologia, i macchinari vengono in soccorso delle tecniche di cantina per avere un prodotto migliore. Poi, come non dimenticare, e qui arriviamo al mondo anche un po' dell'industria 4.0, quindi dell'innovazione tecnologica più avanzata, anche tutti i sistemi di controllo remoto tramite sensori e tramite vari altri strumenti, che permettono quindi di controllare tutte le fasi della produzione di cantina praticamente in tempo reale. Quindi permettono agli enologi e ai vari tecnici di cantina di essere pronti ed intervenire con più tempestività nel caso si verifichino delle situazioni non particolarmente piacevoli per il prodotto che si vuole ottenere. Questo va a incidere su tutto il processo produttivo e sicuramente permette anche ai produttori stessi di ottenere un prodotto qualitativamente migliore o comunque di salvaguardare la produzione. Anche questo è sicuramente un passo molto importante a livello tecnologico. Permettetemi di fare una piccola chiusura su questi temi. Alcuni di voi potranno pensare che tutta questa tecnologia alla fine porti anche ad un impoverimento della qualità del vino, perché, come dire, i metodi di una volta sono sempre, diciamo, pensati come i migliori per fare le cose. Ovviamente questo può essere vero, ma anche no, nel senso che varia molto rispetto a quello che vogliamo utilizzare, alle quantità prodotte. Probabilmente queste tecniche, molto, magari alcune magari anche molto spinte, sono utilizzate da grandi produttori che fanno magari vino da tavola, quindi del vino per il largo e larghissimo consumo, e non magari per piccole cantine o piccoli produttori che invece utilizzano tecniche ancora magari un po' più antiche o, se vogliamo, più tradizionali. Però comunque, se uno fa qualche giro in qualche cantina anche di produttori non grandissimi, comincia a vedere che comunque la tecnologia sta entrando, perché ovviamente la tecnologia, i macchinari e a supporto l'informatica sicuramente danno il loro contributo e permettono di alleggerire i produttori di determinate attività che chiaramente portano via molto tempo e magari sono a poco valore aggiunto. Quindi non demonizziamo, è un po' quello che ho detto anche nella scorsa puntata, non demonizziamo troppo la tecnologia, a volte vediamola anche con un occhio più aperto come supporto. Poi ovviamente il giudizio sulla qualità o meno che se ne ricava è lasciato al nostro gusto e alle nostre decisioni sul cosa bere e cosa no.
Bene, dopo aver fatto questo, diciamo, piccolo cappello, o meglio, questa piccola commento finale, vi anticipo già che nella prossima puntata, se abbiamo visto qui le innovazioni tecnologiche dal punto di vista, diciamo, della produzione, nella prossima puntata andremo a vedere invece quello che riguarda un po' la distribuzione, cioè quindi come le tecnologie del mondo, nel mondo del vino vanno ad influenzare la distribuzione dello stesso, quindi anche la vendita. E quindi, se volete sapere qualcosa di più, non vi resta che rimanere qui sintonizzati sul canale per la prossima puntata. Quindi, e come fare per rimanere sintonizzati? È molto semplice, basta qui cliccare qui sotto, iscriversi al canale, e se lo avete già fatto, cliccare sulla campanella in modo che vi arrivi la notifica per le nuove puntate. Se avete qualche dubbio, domanda o perplessità, qui sotto nell'hashtag con l'hashtag AskTheWine potete farmi tutte le domande che volete. Per il momento io vi saluto e vi lascio con le mie solite raccomandazioni, e cioè che i minori di 18 anni non devono bere e che non bisogna bere prima di mettersi alla guida o fare attività pericolose. Un ciao da Francesco e un arrivederci a presto qui su The Wine Channel.